Beh ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono AleFranti25. Oggi siamo qui su Final Fantasy XV Episode Duska e parte 2. E come vedete ora ho trovato una spada fantasma che ci servirà molto, perché tra un po' vi farò vedere a che cosa serve. E niente, vi ho fatto pure, quando ho messo in pausa vi ho fatto vedere la mappa per farvi vedere dov'è, magari qualcuno di voi ci gioca e insomma gli ho fatto vedere dove si trova. Comunque là su una roccia, che tra l'altro io la prima volta l'ho visto da Mike Shosha e babbona. Ora siamo qui, vabbè, io ho già registrato questo video, no? Quindi sto solo facendo sotto la voce. Seguiamo le tracce, eccoli il Behemoth. Quello dovrebbe essere il Behemoth che sta disboscando tutto. Affrontare il Behemoth è molto discreto e cambiate preparati la caccia. Mi sono già accampato prima e quindi non lo faccio ancora, anche perché ho già fatto il video, praticamente è quasi finita la serie per quello che sto registrando. Cioè praticamente l'ho registrato, sono al penultimo episodio, dovrebbe esserci tipo 4 episodi, no? Domani esce il terzo e penso però tra 3 giorni ci sarà l'ultimo episodio, che ancora non ho registrato, quindi devo registrare l'ultimo episodio. E comunque raga, a fronte di Bingo sarà veramente lo sclero. Voi non sentirete lo sclero in diretta, forse ve lo metterò, però ho già registrato, quindi no. Magari un'altra volta. Che alla fine ho scoperto una cosa brutta che non sto a spoilerarvi. Comunque questo è l'attacco Hyper, che non so se avevo fatto vedere già nello scorso episodio. Comunque veramente è una cosa swag. E se avete visto prima, non le usate. No, probabilmente non le usate, tra un po' le userò. Ecco, guardate ora. Eccole qua. Praticamente loro attaccano da soli, infatti guardate quanto li togliamo a colpo, perché attacchiamo sia noi che le due spade la fantasma, comunque qualcosa di epico. Nella demo ce ne sono tipo 4 e questa qua è la seconda, perché la prima è quella là che abbiamo già, quella che si trasforma in tante armi. Scusate se sentite che tiro un po' su, però c'ho un raffreddore veramente pazzesco e sto registrando solo per voi. Tra l'altro se sentite la voce bassa è perché è sera, sono le 10 di sera e io sto registrando questo carissimo video, che tra l'altro non ho potuto sclerare, che stavo giocando di sera e niente, peggio cose. E vabbè, voi lo vedrete cos'è oggi, cioè il 15 aprile, secondo i miei calcoli, sì. Lo vedrete il 15 aprile verso le 7 così, e va buona. Detto, scusate, tra l'altro scusate, dura 8 minuti, però insomma non è che potevo fare tantissimo comunque, perché sennò avrei fatto 25 minuti di video, facevo di meno, facevo di più, ho deciso di fare di meno, così avete l'episodio prima e comunque ci avrei messo troppo per la connessione che ho al momento. Ecco qui il Behemoth, ragazzi. E tra l'altro Gladio non fa mai niente nelle battaglie, tra un po' lo vedrete nel terzo episodio. Visto con l'occhio, lui non è che c'è bisogno di vedere l'occhio per sapere che è il Behemoth. Cavolo, un po' si vede, un po' si vede. Che poi, perché ci sono quelli a due corna, dobbiamo cercare quello a un corno gigantesco. Ovviamente. Va bene che fa paura, raga. Quindi già si è visto il grado di difficoltà già solo dalla faccia, che veramente. Questo qua ci dove, cioè anche in Final Fantasy 7 il Behemoth, mi sembra. Ora siamo al 15. 8 episodi di differenza, tra cui, vabbè, non so contare gli altri. Eccolo là, guarda Gladio che babbeo, si fa pure beccare. E Genius. Fatti di Genius. Madonna, ragazzi. Tanto sono stanchissimo. Che sera, sono tornato dagli allenamenti. Vabbè. Ed eccoci qua. Gladio se l'è scampata per pochissimo, se no sarebbe diventato un polpetta per il Behemoth, veramente. Bella polpettona grande. Ok, chiudiamo qui il discorso delle polpettine grandi. Ok, stiamo andando qui, tra l'altro vi si bugga alcune volte, l'altra volta stavo registrando, si è buggato, infatti questo pezzo è tagliato, perché se era buggato non riuscivo più ad andare avanti, sì, facevo avanti e indietro Noctis a caso. Tra l'altro, per chi non l'ha ancora capito, Noctis è il personaggio principale, insomma. Penso sia, era capito. Il Behemoth non ci vede all'occhio destro e gli manca un corno.
Io uno smonco. Ecco raga che adesso non posso attivare le spade fantasma perché si attivano solo con i PM al massimo. Appunto adesso lo farò. E poi sbam, sbam. Ho visto che l'ultimo episodio di Final Fantasy vi è piaciuto molto, ma molto molto, ha fatto molte visualizzazioni. Comunque vedo che questi tipi di video che parlo dopo aver registrato mi piacciono. Certo, se ho tempo da perdere, perché a volte ho tempo da perdere, a volte no. Comunque ci metto più tempo a fare questi video. Ok raga, continuo, sono stato interrotto, poi sono uscito e stiamo continuando qua. Allora, stiamo ammazzando di botte gli smilodonti. Tra l'altro ogni volta ci danno un attivo di smilodonte. Comunque raga, penso sia la killer app di questo gioco. Comunque le armi fantasma, che veramente sono qualcosa di assurdo. Assurdo proprio. Beppe Bergomi e Pierluigi Pardo. È il contrario. Vabbè sì, Pierluigi Pardo e Beppe Bergomi uguale. Bergomi Pardo e Beppe Pierluigi. Ok, basta. Ok, basta. Mischiare. Ecco, appunto adesso guardate. Faccio una difficoltà grandissima da affrontare. Tra l'altro ho fatto la cagata, ho la madrina, ho sprecato così. Facciamo un po' di difficoltà a affrontare questi. Comunque ci mettiamo un po'. E guardate adesso. Tra un po'. Cioè li togliamo davvero poco. E guardate adesso che cosa succede. Attivo la spada e in meno di 5 secondi, aspettate, qui si bugga, poi in meno di 5 secondi, sbam, morto, un colpo, ragazzi, cioè proprio one shot alla gente questa arma, cioè, avete visto? Cioè, abbiamo messo 2 minuti per metà energia, poi l'altra metà l'abbiamo tolta in meno di ma sì, ok, volevo inventare una battuta brutta, quindi diciamo che non l'ho voluta dire. Allora, ecco, dobbiamo passare qua sotto e direi che tra un po' ci salutiamo. Sì, sì, tra un po' ci salutiamo. E sì, qui si bugga, qui si era buggato, non mi riuscivo a muovere. C'era il prompto che mi stava guardando come per dire ti stupro durante la notte e ucciderò tutte le cose che ami. Ok, qui siamo passati e siamo arrivati. Cioè, ci dà sempre queste cose in giro, no? Piccole piume, però non è che valgano così tanto, eh. Ok, dai, siamo quasi arrivati a destinazione. Procedere con cautela, lo sappiamo. Dai, raga. Direi che niente. Tante piccole piume qua, eh. Proprio, eccolo là, il Behemoth. Dobbiamo seguirlo fino alla sua tana. Non ancora, seguiamolo alla sua tana, appunto. D'accordo, non facciamo rumore. Sì, che tra l'altro vado solo io, vabbè. Se vi è piaciuto il video mettete piace appoggio a Facebook, trovate sotto in descrizione. Ricordatevi di commentare, condividere, mettere mi piace. E per oggi è tutto. Bella. Aspetta, non ho ancora finito. Bella.